Ringrazio vivamente la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia per l'opportunità di questo breve scambio di idee, di questa comunicazione su un tema davvero decisivo che è quello della Trinità. È interessante che questo avvenga, questa richiesta da parte delle confraternite, un'esperienza laicale molto antica e di grande attualità e di grande valore. Le confraternite conservano in sé e devono custodire un patrimonio di idealità, di custodia della bellezza, di culto e di preghiera, di mutua assistenza tra i soci e una particolare cura, mi auguro che abbiano e sono sicuro che stanno avendo, per la custodia del patrimonio culturale di grandissimo valore. Ragionare della Trinità è difficile ed è facile. È facile perché la Trinità è iscritta in noi stessi. Basta guardare, considerare il nostro cuore per comprendere da quale rupe siamo stati estratti e tagliati. È difficile perché è un argomento su cui tanti hanno discusso e sempre resiste alla possibilità dell'uomo di possederne per intero il mistero. Ecco la parola importante, mistero. È il mistero di Dio. Mistero significa che è una realtà che comprendiamo ma che ci supera, che quindi non possiamo mai interamente possedere. E per questo, di fronte al mistero, non bisogna categorizzare troppo, non bisogna pensare di poter rinchiudere tutta la realtà divina dentro le nostre categorie, bisogna innanzitutto adorare. Il mistero deve essere adorato. Alcune cose molto semplici che mi vengono dal cuore in questo momento. Parlare della Trinità significa parlare di come è Dio. Il problema fondamentale dell'uomo è la comprensione del senso della sua vita, la comprensione del senso e del destino di tutta la realtà. Ma a questa domanda è possibile rispondere solo pensando che Dio non sia un soggetto estraneo alla vita dell'uomo, distante, indifferente e freddo. L'uomo può sperare un bene, può sperare la felicità e la vita eterna, può sperare che tutto abbia un senso solo se crede che Dio sia amore. Ed è la grande rivelazione cristiana. Il contenuto fondamentale della rivelazione di Gesù Cristo è un padre, Dio, è un padre tenerissimo che ci chiama alla vita, che si prende cura di noi, che custodisce il nostro destino di bene nonostante tutte le traversie della vita. E Gesù è il Figlio, che è incarnato per rivelarci il mistero del Padre, ma che eternamente vive dal Padre e per il Padre, come proprio di ogni amore, vivere per un altro. Il Padre e il Figlio scambiano il loro amore nello Spirito, che è la personificazione appunto di questo amore. E Dio è amore. Un amore tra persone, quindi Dio vive di un amore di relazioni. E che cos'è la vita dell'uomo? Che cos'è l'uomo? Dobbiamo rispondere che l'uomo anzitutto è il frutto di questo amore. Non siamo il frutto del caso. E quindi non siamo in balia del caso o della cattiveria degli uomini o del capriccio della natura. Siamo frutto di un amore, di un Dio che si prende cura di noi, che per noi si fa uomo, muore in croce e ci restituisce alla vita eterna, ci apre la strada alla vita eterna. Direi allora che il mistero di Dio, Trinità, diventa anche la possibilità per comprendere noi stessi. Che cos'è l'uomo, appunto? L'uomo può comprendere se stesso solo in una vera esperienza di amore. Solo quando si incontra, diceva San Giovanni Paolo II, con l'amore e ne fa proprio il mistero. Allora capisce che la vita va spesa. Perché abbiamo bisogno di amore per essere felici? Pensiamo alla dinamica affettiva, all'innamoramento, alla possibilità di matrimonio. Anche la vita verginale è una vita di amore. Noi possiamo essere felici solo in una vita donata, solo in una vita consumata per amore. Perché? Perché siamo fatti a immagine di questo Dio che è relazione, di questo Dio che è un amore che sostiene e che protegge. L'uomo non può comprendere se stesso, le proprie inquietudini, non può comprendere le proprie traversie, il gemito che è nel proprio cuore se non guarda la Trinità, se non guarda questo mistero di amore.
Una terza cosa, viviamo un tempo difficile, un tempo segnato in questo momento dalla guerra, un'angoscia, un orrore che pensavamo potesse essere lontano dalla nostra vita e che invece ha fatto irruzione nella vita quotidiana, nelle cronache e nei nostri sentimenti. Dio Trinità ci dà anzitutto la garanzia che l'ultima parola sull'uomo è la misericordia. L'ultima parola sull'uomo non è il male, ma è la misericordia. Ed è in forza di questa speranza che noi possiamo lottare per introdurre nella storia, come logica di relazione, come criterio di azione, non la divisione, la guerra, le armi, la loro produzione, l'uso per sconfiggere gli altri, ma una logica di pace, una logica di convivenza, di armonia, come armoniosa è la Trinità, una logica di riconoscimento dell'altro come un bene per sé. Come Dio, che vive il Padre del riconoscimento del Figlio, il Figlio del riconoscimento del Padre come la fonte del proprio essere. Così è tutta la nostra, il nostro struggimento, la nostra volontà, e che questa verità di Dio e dell'uomo che abbiamo imparato alla scuola di Gesù Cristo diventi azione, prassi, modalità di rapporto tra di noi, in famiglia, dentro la Chiesa e tra i popoli. Beati gli operatori di pace. Beati gli operatori di pace significa beati coloro che vivono pacificati e che aiutano gli altri a vivere in questo abbraccio di amore. C'è una condizione, forse, che è quella di lasciarsi amare e di imparare a riconoscere il bene che l'altro è. Ecco, la Trinità dice che la vita è un bene contro tutte le brutte possibilità, è un bene al di là di ogni possibile minaccia. Buona festa a tutti.